chiamo Maria Gabriella Pietraforte, sono la titolare dell'Associazione Culturale Arte Danza Teatro Italia, la presidentessa. Ci troviamo davanti alla nostra sede che è chiusa, ormai per il lockdown dato alle scuole di danza e ai teatri, alle palestre e al mondo dello spettacolo. Noi siamo un'associazione culturale, quindi non facciamo parte del CONI, ma facciamo parte del mondo dello spettacolo. Ci troviamo qua davanti perché vogliamo dimostrare che noi ballerini comunque abbiamo sempre rispettato le regole, siamo in grado di rispettare le regole, i distanziamenti che fanno parte comunque della danza, perché è impossibile ballare senza distanziamento, e tutte le norme che il governo ci ha imposto. Siamo qui per dimostrare che comunque l'arte deve andare avanti, deve continuare. Io vivo di danza, ma anche le mie ragazze e i miei ballerini. Siamo qua con una piccola delegazione per poter rispettare quello che è il distanziamento e il divieto di assembramento. E vi vogliamo dimostrare, far vedere cosa vuol dire ballare, cos'è la disciplina della danza. Okay. Poggiamo le scarpette a terra. Allora, con un semplice comando possiamo ottenere tranquillamente delle posizioni senza dover mostrare ampiamente quello che si fa e senza avvicinarsi. Un esempio, ragazze, prendete una posa qualsiasi, quella che volete di danza. Ok, perfetto. Adesso loro seguiranno me. Ok, piedi uniti. Ok, vado di fianco. Uno, torno, vado di fianco. Due, torno, cresco, cresco, apro, appoggio, giro, scendo. Tutto questo è improvvisato, lo stanno facendo, non è stato preparato nulla, ma perché comunque siamo abituati ad avere l'attenzione in quello che si fa. E vi dimostriamo ampiamente subito, provate ad alzare una gamba laterale da qualsiasi parte, slanciatela. Se io non ho lo spazio, non posso assolutamente muovermi. Quindi dobbiamo assolutamente avere le distanze. E siamo contro quello che ci è stato detto, che dobbiamo, non possiamo lavorare, non possiamo andare avanti con i nostri sogni. La danza è disciplina, ma la danza serve anche ai ragazzi per poter socializzare e avere comunque una base di quello che è la loro vita. È un modo di vivere, è un modo comunque di credere nell'educazione. Noi prima di tutto siamo degli educatori, non siamo degli insegnanti e basta, siamo degli educatori. Abbiamo scelto apposta ragazze grandi per non avere bambini, perché i bambini comunque vanno protetti. Ok, io vivo di danza perché la danza è il mio lavoro, è il mio mestiere. Un lockdown così lungo non sta facendo altro che distruggere un lavoro. Questa scuola esiste da 50 anni, quest'anno è il 51esimo anno e stiamo praticamente morendo. E insieme a me muoiono i loro sogni. Ci sono ragazze qua che studiano da tantissimi anni. Abbiamo una ragazza addirittura lì in mezzo. 30 anni di danza, è una vita. Non chiudeteci, non chiudeteci, permetteteci di andare avanti. Anche in strada. Assolutamente sì, sempre. Mai perdere divertimento. Mai, mai. Mai chiuderci. Mai. No, aspetta, crea quello. Non si può fare saltando. 50 anni di noi! Io non mollo! Applauso.